proprio in questo istante, calcia Kutsop. Il punteggio ancora di 0-0 in questa partita valida come match di ritorno dei quarti di finale di Coppa UEFA. Sauer, il tiro direttamente in porta, il gol. Non sappiamo francamente fino a che punto voleva calciare a rete Sauer e fino a che punto si trattasse invece di un lancio in area, ma la sostanza purtroppo è che il pallone si è infilato sotto la traversa e ha beffato Giuliani. Assistiamo alla ripetizione. Questo tiro di Sauer, molto difficile dire quali siano state le sue intenzioni, da qui sembrerebbe in effetti un tiro diretto in porta. La rete che si gonfia e il Werder Bremen che si porta in esattezza sulla traversa dall'intervento prodigioso di Reck. Peccato, indubbiamente era una partita che si poteva riaprire, ma ci auguriamo che comunque l'opportunità ridia morale al Verona, visto anche che il Werder ha speso indubbiamente molto nel primo tempo. Cross di Soldà, il colpo di testa e il gol. Attenzione, il gol da parte del Verona, il gol da parte del Verona per l'entusiasmo dei 4.000 tifosi giunti dall'Italia. Un gol che ci auguriamo possa riaprire la partita. Gol segnato da Volpecina. Assistiamo alla ripetizione ancora con la solita inquadratura da dietro la porta. Il colpo di testa di Volpecina che non è certamente insolito a questo tipo di conclusioni, e il gol che è stato segnato all'ottavo minuto del secondo tempo. 1-1 dunque fra Werder Bremen e Verona.